vittoria, una vittoria sofferta, e però c'è stata una condizione, questa partita che succedeva tanto, fa particolarmente caldo, perché per quello che abbiamo fatto su un tiro, nel suo senso è particolarmente impegnativo, per trovare il ritmo, era importante vedere la condizione atletica, il suo completo passaggio del turno, perché adesso darà l'opportunità per altri ragazzi di entrare e di fare la condizione in modo che poi tra 15 giorni il campionato vero cominciamo a fare il compito nel passaggio, che fa sempre piacere. Sono visti dei giovani cittadini, per dire, che ti avevi detto la persona titolare, diciamo, ha giocato con grande personalità, almeno è sembrato da, insomma, lo stesso Panara quando è entrato ha fatto molto bene. Sono giovani interessanti. Decisamente sì, l'ho detto ieri in conferenza, con dei ragazzi interessanti, veramente bravi. Tutti e due hanno fatto bene, ci tenevano all'inizio, ma Trampo ha saputo gestire un momento di difficoltà bene il pallone, ci ha messo quasi fra i due play. E quindi di giostrare un pochino, di tenere la palla dove, perché nel primo tempo in qualche occasione ha fatto un po' più fatica. Sono due ragazzi interessanti, i due hanno una bella freschezza, la data giovanile, la proposta quando sono entrato oggi, la data che ha fatto sponsor in tanti momenti, sono delle risorse importanti anche loro, e stasera hanno dimostrato di essere bravi giocatori. Poi il campionato è sempre impegnativo, c'è solo da crescere da parte di tutti, la squadra e anche di questi ragazzi, di entrare con la giusta mentalità sul campionato. Vi siete regalati una bella partita adesso perché c'è il derby contro il Sassuolo. Può dare magari anche più indicazioni di questa partita su quello che è il livello di questa squadra quando sta per cominciare il campionato? Visto che ci sono il Sassuolo? Il Sassuolo? Sì. No, non indicazioni. Andiamo a trovare la squadra Serie A di alto livello, perché ha sempre fatto molto bene, gioca a 6 anni, ha fatto molto bene. Cerchiamo di giocare con entusiasmo che dobbiamo avere, non abbiamo nulla da perdere, come abbiamo fatto a Palzano, abbiamo qui, non siamo così da disperdere, anche se solo secondo la partita si è aperta subito. No, dobbiamo dare con un discorso che potrebbe sembrare banale, ma è sempre lo stesso, mentalità, cioè di andarcela a giocare, dovremmo giocare, sentiamo che magari faranno più partita loro, probabilmente, però dobbiamo crederci di poter fare una figura. Quello che ci teniamo a fare, le partite non giocate, non sappiamo mai fare un valore, c'è quanto ragazzi di lavoro nazionale, non è tutto, ma sono cose importanti. Però ci ha regalato questo, sappiamo che il nostro tifone ha grande partecipazione a questa sera, una serata così, quindi 4.000 persone che sembra, quindi sarà un bel momento di calcio modenese direi, quindi bello. Ciao. Volevo chiederti, nel tuo scacchiere è molto importante il lavoro che fanno gli interni di centrocampo, Armellino e Magnino già conoscevano i tuoi schemi dalla scorsa stagione, e stasera la certezza, la conferma più bella probabilmente è quella di aver ritrovato, aver confermato quello che avevano fatto di buono nella scorsa stagione. Quanto ci vorrà per Giulio e Battistella secondo te per entrare in quei meccanismi, perché sappiamo bene che da una parte c'è Azzi che fa un po' coordinato, un po' tenuto, mentre l'altro c'è Giovanni, insomma, sa già tanto dei tuoi schemi. Non credo tanto, perché tutte e due vengono da anni che giocano con un 4-3, 1-2. Vergiù l'ho fatto in Molise con i tempi di Dionisi, qualche anno fa, e l'ha rifatto a Cittadella. Quindi quel meccanismo di qualche piccolo particolare, ma sull'impostazione del 4-3-2 lo fa molto bene. Magari io poi sto chiedendo a lui questi giorni che ci sono, una settimana, qualche cosa di diverso, cosa di stesso Battistella, giocavo sempre un 5-3, lo scorso anno sempre un 4-3-2, questa sera ho voluto fare assaggiare un po' l'ambiente, quindi ho recato il treno, rompere l'emozione con quei pochi minuti finali, proprio per questo motivo, perché si adeguano anni che erano subito nelle migliori condizioni, quindi non credo che ci sia grosse difficoltà di seguito da parte di nessuno, magari è più difficile preparare, perché tentare da interno compiti magari di secondo lei come fare un po' di più, quindi magari è più un bel passo di capito, di crescita è un po' più complesso rispetto a quello di interno. Ciao Luigi, poi lasciamo il mister, grazie. Mister, ti chiedo se la sostituzione di Tremola all'intervallo faceva parte di una normale rotazione o se ha avuto qualche problema, e visto da dentro come avete trovato le condizioni del nuovo campo. Il nuovo campo molto bene, adesso chiederò ai ragazzi, stamane abbiamo fatto una prima volta, abbiamo messo dentro, finitura, tutto molto bello, ancora bene, rimasta bene, c'è tutto a posto. Luca l'ho detto,
bloccato la schiena, speriamo di passare e andare da un'ora, dopo 10-15 minuti era già in difficoltà con la schiena, proprio dal suo contributo, e speriamo di passare con Marco, perché sono in situazione abbastanza dolorosa, se la portava avanti da un paio di giorni, non pensavo che fosse così, così la prima invece è stato particolarmente sofferente. Grazie.